Soffrendo e stringendo i denti, il Teramo si prende 3 punti e respira. In una settimana nella quale la tensione l'ha fatta da padrone, troppo recenti le scorie di sabato sera con Rieti per non risentirne anche nel pomeriggio del recupero con la Sicula Leonzio battuta 2-0. Un gol per tempo per ritrovare la giusta serenità in vista di Potenza. Giocano Viero, Di Matteo e Magnaghi, ma in un primo tempo soporifero e la Sicula, la mezz'ora, la prima a farsi vedere con il piazzato alto di Cozza. Dall'altra parte un Diavolo ancora mentalmente imballato tenta l'affondo senza fortuna con Martignago, conclusione a lato. Ma come aveva detto Tedino, a volte basta un lampo, un episodio, e quando l'intervallo sembra ormai realtà, quel guizzo lo regala come al solito Francesco Bombagi, e sua la capocciata che sblocca il match dopo un traversone meraviglioso da destra di Cancellotti. Per l'ex Pordenone il terzo centro in campionato, quello che stappa una gara bloccata, con i siciliani che inseriscono Grillo nella ripresa per dare più peso all'attacco e con Sicurella che tenta subito di ristabilire la parità. Tomei devia in corner, la pressione ospite sale, Lescano indirizza alto da buona posizione quando il Teramo ha già perso Cristini per infortunio e con Arrigoni subentrato a Viero che sfiora il 2-0 da piazzato, sventola violenta e deviata sopra la traversa. Nel momento più complicato, col Teramo che dietro si mette a 5 a guardia del minimo vantaggio, ecco ancora un lampo di Bombagi, stavolta però con l'assist per il diagonale di Magnaghi che buca l'ex Nordi, mette la partita in ghiaccio e poi cade a terra, sfinito dai crampi di una gara giocata con spirito di abnegazione da un Diavolo che deve resistere nel finale agli assalti dell'11 di Grieco. La punizione di Bollino è sbilenca, ma è Bariti a salire in cattedra nel finale. Prima imbecca la girata di Vitale, Tomei alza in calcio d'angolo, poi rifinisce 2 volte per Lescano. Nella prima circostanza la girata termina a lato, nella seconda Tomei è sensazionale nella respinta, una risposta anche alle critiche di sabato sera per quella barriera galeotta piazzata così così con Rieti. Il Teramo dunque torna a vincere dopo il 2-0 sempre al Bonolis di settembre con la Cavese. Anche allora segnarono Bombagi e Magnaghi, il viatico migliore per la trasferta, complicata a dir poco, sul campo del Potenza.